No, io la ritengo invece una vittoria straordinaria perché è passata attraverso una partita non facile, una partita difficile dove, come ho detto prima, il Crotone ha giocato un primo tempo a ritmi incredibili per una squadra che aveva giocato 3 giorni fa una gara. E noi siamo stati capaci di comunque di soffrire, di rimanere compatti, di non disunirci. Siamo riusciti anche a cambiare pelle tatticamente durante la gara, quindi sono tutte situazioni che in questo momento vanno a merito di questi ragazzi. È una vittoria che ci dà ancora più convinzione, proprio perché non è arrivata attraverso una partita facile. Questo è ancora di più da squadra. Mister, come si giustifica un primo tempo così però? Glielo ho detto prima, il calcio è fatto di ritmi, è fatto di corsa. Quando una squadra. Eravate sotto ritmo, Sì, che è successo? assolutamente, eravamo sotto ritmo, nel senso che loro hanno giocato a un ritmo incredibile. Noi purtroppo, quando sei costretto, no, anche la gestione di queste partite ravvicinate non è facile. Noi ultimamente abbiamo speso tantissimo, abbiamo giocato una partita con il Catania in 10, quasi 50 minuti in 10. Sabato a Chiavari tutti pensavano che era una partita facile, non è stata una partita facile, tant'è vero che vedo che è andato a vincere a Terni la squadra. Questo è un campionato difficilissimo. Se pensiamo il Crotone, che tra l'altro ha fatto i complimenti a Massimo, non mi sembra che sia una squadra che debba stare in fondo, e quindi questa è la difficoltà di questo campionato. Classifica corta, bisogna stare accesi, attenti, umili, gioire poco e lavorare molto.